Yeah. Doppio successo in casa Alc Papiro Fiume Freddo, sulla messaggeria Bacco, in un lungo pomeriggio di volley maschile al palazzetto di Via Amendola. Due nette vittorie per 3-0 da parte del club presieduto da Davide Massimino in un sabato da incorniciare. Per prima in campo la formazione di prima divisione, allenata da coach Pippo Cannavò, che, trascinata da Biondo, Davide Lombardo e dall'esperienza di Carmelo Castrogiovanni, inanella la settima vittoria su altrettante gare disputate, permanendo al vertice del torneo di prima divisione dopo 7 giornate. Il punteggio in classifica non è pieno per via delle due vittorie giunte al tie break sin qui, ma quello che conta è guardare tutti dall'alto in basso. 27-25, 25-14, 25-15 i parziali che hanno permesso al sestetto bianco-blu di centrare la vittoria. A tre partite dal termine, il salto in Serie D pare ormai una formalità, in virtù di un margine di 4 punti sulla vice capolista Bronte. 19 per la battistrada del campionato, 15 per l'inseguitrice. Sabato trasferta a Calascibetta per affrontare il Codivolle Tarblitz, fanalino di coda. Prosegue invece la volata della squadra maggiore dell'Alc Papiro, militante in Serie C Girone B, che si impone, anch'essa sulla messaggeria, nel turno numero 17 del torneo, quarto di ritorno, e vendica la sconfitta dell'andata subita a Catania. Il sestetto di coach Tani Frinzirusso conquista 3 punti che la mantengono capolista, trascinandola a più 7 sulle inseguitrici Agira, Augusta e Gela, quest'ultimo prossimo avversario esterno, per una gara che potrebbe rappresentare un crocevia promozione fondamentale quando al termine della stagione regolare mancheranno 9 turni. A 13, a 10 e 21 le vittorie dei parziali a favore dei fiumefreddesi, con ritmi leggermente in calo nel terzo set con qualche sofferenza in più, ma con una vittoria indiscutibile conquistata. Doppia cifra per Gavazzi, 14, e Sana Litro, 13, mentre Chiesa va 9 volte a segno. Da segnalare anche l'ottima prestazione del regista Andrea Fichera. Questa esperienza con questi ragazzi, un ragazzo meglio dell'altro ci abbiamo. Sono ragazzi che si impegnano, si danno tutto in allenamento. Credo che per loro è un risultato raggiungere una prima divisione, perché per me sono tutti ragazzi che possono benissimo giocare dalla Serie D in su. E quindi se lo meritano, quindi stanno lavorando per meritarselo, e io sto con la mia esperienza a dargli un po' una mano a loro. È importante mantenere alta la concentrazione in queste ultime partite per cercare di raggiungere proprio questo obiettivo che ormai avete in mente, la Serie D. Sì, vogliamo raggiungere, adesso abbiamo lo sprint finale, queste 3 partite. Saranno 3 partite comunque toste, perché comunque andremo a giocare, le altre squadre verranno a giocare sempre contro la capolista, e giocare contro la capolista dà sempre qualcosa in più, e quindi noi non dobbiamo abbassare la concentrazione, perché può anche essere un fattore negativo nei nostri confronti. Caro, perché non cambiamo di epoca? Merito totale è tutto dei miei ragazzi che mi stanno seguendo, mi ascoltano, anche se ho avuto molti infortuni, ho fatto dei cambiamenti che sono, li ho azzeccati, sono stato fortunato, però anche stasera c'è stato un ragazzo che si è fatto male, ho chiesto a una banda di giocarmi al centro e abbiamo risolto il problema. E loro ci hanno messo un pochettino in difficoltà, perché all'andata abbiamo vinto molto facilmente, però io durante la settimana ho sempre detto ai ragazzi di stare attenti, perché chi gioca con la capolista dà l'anima, è come se fosse la partita della stagione, della vita, quindi i ragazzi sono fatti così. In fin dei conti sono abbastanza soddisfatto di quello che del comportamento dei miei ragazzi, che stanno giocando partita per partita e si impegnano al 100%. Bravi loro. A 3 partite dalla fine è importante mantenere alta la concentrazione per arrivare all'obiettivo finale. Sì, il nostro obiettivo è quello fin dall'inizio, adesso si può dire, è quello di salire in Serie D. A questo punto possiamo perderlo solo noi, abbiamo 3 partite di cui sono tutte e 3 alla nostra portata, e quindi cercherò con i miei ragazzi di vincerle tutte e 3 in modo tale di poter concludere un campionato in bellezza, dando un gran merito all'amico mio carissimo Isidoro, perché
io stesso sono ritornato ad allenare e grazie a lui, perché non c'è più, devo dire grazie, e grazie a Nunzio Curetti che mi ha messo di nuovo in carreggiata con questi ragazzi a questa età, credimi, è una cosa stupenda, bella, e ci stiamo divertendo. Un lieto ritorno quello al Papiro del capitano storico Peppe Lucifora, e con il suo carisma sta portando avanti questa squadra che è il ringo della Serie B. Quali sono le tue sensazioni? Beh, non nascondo che l'essere tornato in campo mi ha particolarmente colpito, mi ha particolarmente emozionato, quindi soprattutto dopo la retrocessione dell'anno scorso ho avuto una motivazione in più per tornare in palestra e aiutare i miei compagni per tornare nella categoria che ci compete, che è la Serie B comunque. Quindi in questo momento siete in una condizione ideale proprio per tornare? Sì. Cosa pensi tu del tuo futuro prossimo in questa squadra? Cioè rimarrai anche il prossimo anno, ancora non sai cosa sia? No, l'intenzione c'è di rimanere. Dipende dagli impegni di lavoro, ma comunque le prospettive ci sono per rimanere. L'ambiente mi piace, il gruppo anche, quindi ci sono buone possibilità. Coach Frinzi Russo, un'altra vittoria per voi, avete tra virgolette vendicato l'andata dove avete lasciato i punti per strada contro gli avversari, però prosegue la rincorsa a questa Serie B. Sì, l'andata è stata una partita stranissima, che ancora oggi onestamente non mi capacito come possa essere capitata una cosa del genere. Però diciamo, questa il Mister Bianchi è una squadra giovane che ci sta, diciamo che in momenti di esaltazione riescono a fare delle cose incredibili, hanno altezze, hanno capacità, sono abbastanza grintosi, quindi magari quando li aggredisci, come abbiamo fatto noi oggi, un po' perdono il senso del gioco. Però per oggi, per quanto riguarda oggi, sono abbastanza soddisfatto, perché dovevamo un po' rifarci della scorsa settimana, che anche se abbiamo vinto a Gravina la prestazione non è stata tanto esaltante. Invece oggi, soprattutto i primi due set, abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, un po' in tutti i fondamentali, sia nella fase break che nella fase cambio palla abbiamo giocato sicuramente bene. Il terzo siamo un pochettino rilassati, ma ci sta, perché diciamo che non è facile mantenere sempre la concentrazione per tanto tempo e mantenere quel gioco che avevamo in quel periodo. Quindi non temete l'effetto di vedere gli avversari che contro la capolista giocano alla morte, cioè giocano diciamo al massimo? Ma guarda, questo è un problema che si verificherà sicuramente anche la prossima settimana, perché noi la prossima settimana andremo a Gela. Credo che in questo momento il Gela, assieme ad altre due squadre, è la squadra più in forma, quindi ci aspetteranno con il coltello tra i denti, anche perché hanno 34 punti e non so oggi cosa hanno fatto, quindi stazionano nelle parti alte e con una vittoria in casa contro di noi potrebbero fare la differenza nei confronti delle rivali, delle inseguitrici. Quindi la prossima settimana sarà una settimana importantissima, considerando il fatto che noi finora stiamo giocando bene e che quindi dobbiamo continuare questo periodo. Mi sono trovato benissimo qui a Fiume Freddo, l'impatto è stato subito positivo, perché io comunque venivo da un'esperienza sì del settore giovanile, sempre con la Gupe Battiati. Dopo 7 anni lì è stato difficile il cambio all'inizio, ma i miei compagni sono stati bravissimi a farmi sentire subito parte di questa famiglia, e poi diciamo che è venuto tutto da sé. Con questa squadra state rincorrendo la promozione in B, ci sperate, quindi per te già potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per così continuare la carriera. Sicuramente sì, alla mia età, a 20 anni, fare un'esperienza del genere, essere la capolista, mi gratifica sicuramente. E infatti cercheremo di coronare questo sogno e di portare il Fiume Freddo in Serie B.